Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'alta pressione ha ormai abbandonato il nostro paese e la perturbazione annunciata dalla puntata precedente ha raggiunto l'Italia con temporali anche intensi sulla parte tirrenica. La suddetta perturbazione, nell'arco della giornata, raggiungerà anche la parte meridionale della nostra penisola. Questo primo peggioramento, tuttavia, lascerà spazio ad un veloce miglioramento del tempo a inizio della prossima settimana e farà da apripista a un più vasto sistema depressionario. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, potremmo andare incontro alla primavera ondata fredda, che avrà quasi uno stampo invernale. Temperature in netto calo e la prima neve farà capolino anche sull'Appennino centro-meridionale. Bisogna aggiungere che è ancora presto per elaborare una previsione più veritiera, perciò nelle prossime puntate vi sveleremo più dettagli. Andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per domenica 2 ottobre. Tempo in peggioramento già dalle prime ore della giornata, a iniziare dai comparti più nord-occidentali della Puglia e Basilicata. Quindi i primi rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno il Potentino, Foggiano e il Gargano. Nel corso della giornata prevediamo rovesci sparsi di moderata intensità, anche a carattere temporalesco, che interesseranno anche la Puglia centrale, il Materano e comparto ionico della Basilicata. Rovesci di debole intensità e a macchie di leopardo su Salento. Le temperature saranno in diminuzione di 1-2 gradi nelle massime, stazionarie nelle minime, con calo più consistente nelle zone coinvolte dai rovesci temporaleschi. Venti in rinforzo dei quadranti occidentali, soprattutto nelle zone interne lucane e della Puglia centro-settentrionale. Mari da mossi a molto mossi, lo Ionio. Proseguendo con la nostra consueta rubrica della foto del giorno, ringraziamo oggi il nostro telespettatore Pietro Carnevale da Rodi Garganico, Foggia, che ci manda questa bellissima foto del tramonto verso le alture del Molise. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.